20 e prima della fine della puntata, sempre che ci arrivi, Mr. Arabica ve lo canterà in diretta. E friends from all over the world, we are here. Mr. Arabica is fine, very well, and is ready for singing for you the refrain of your favorite song. So I choose one, but not from the recent Sanremo, your favorite Italian international song, and he's gonna sing it, the refrain, before the end of the show, okay? I'm ready, let's go. Ah, bravo, che ha imparato anche l'inglese. E adesso, un po' seri, mettiamoci seri, mettiamo il frac. Da 1954, l'album che porta come titolo la sua data di nascita, il ritorno di una voce che non ha bisogno di presentazione alcuna, tanto meno della nostra, di Luca Chiaravalli, prigioniera nel tuo nido, dirige l'orchestra il maestro Luca Chiaravalli, canta Ivana Spagna. Ho la mente in fiamme, i colori che si accendono e le mie certezze. Hi, ciao, hello and hola, this is Leanne Ross. I'm sending many special greetings to Italo Disco is back on Radio Coda. Istanti di vita, amici, in diretta per voi di Mr. Arabica, che difatti si era addormentato sul microfono. Comunque ce la faremo. Comunque abbiamo ascoltato Helen Cora con Storm. Helen, che sarà tra le protagoniste del grande festival Italo Disco che si terrà il 15 marzo nella graziosissima cittadina russa di Ekaterinburg, dove scommetto sei stato anche a fare diversi DJ set nei più prestigiosi locali. Come no? No, non sto pensandoci, ma in realtà no, lì non mi è capitato. Mosca sì, Ekaterinburg no. Festival dove si esibirà tra gli altri anche l'amore artistico di Mr. Arabica, Digitalo. Ci sarà anche lui, grande Digitalo. Ma mi porti? Andiamo a vederlo. Vai su Ticketline a vedere quanto costano i biglietti. Tira fuori la carta di credito. Dai, vado a vedere. Ok. È il momento in cui Radio Croda diventa radio di servizio, perché mi hanno detto di scandirla bene, se no sembrava radio di servizio, che era un'altra cosa. Radio di servizio. Volete un San Valentino alternativo? Volete stupire il vostro lei?
il vostro lei, la vostra lupa. Ho fatto un po' di confusione. Comunque volete sorpire il vostro amato? C'è qui Mister Arabica che vi spiegherà dall'alto della sua esperienza come. Dall'alto, nel senso, adesso vi faccio capire concretamente. Arabica è famoso nell'ambiente tra i colleghi perché verso fine gennaio, quando arrivano i calendari, sempre le dire me l'ha detto quel DJ famoso che ha fatto quella canzone che viene col motor, vabbè, quello lì che viene da Torino col motorino. Mister Arabica, nulla. A fine gennaio, quando ci sono i saldi, compra un fiorino pieno di peluche, poi lo porta suo cugino Alfredo, che a partire dai primi del mese comincia a scrivere delle dediche, lì anche lì col pennarello indelebile, li firma, e poi il 14 arriva il corriere che li consegna tutti nello stesso giorno come Babbo Natale per la gioia delle fan. Verissimo, verissimo, giusto? Perché sì, perché come ben sai... Le donne amano essere corteggiate, amano... la solita cena lunedì. No, non parlo della cena lunedì candela, okay. Le donne che io frequento facendo DJ set comunque nelle discoteche così sono giovani comunque, e amano invece comunque i colori, il ritmo, l'allegria, la dolcezza, anche un po' di avventura, un po' anche di avventura, certo. Cioè, quindi vogliono un posto insolito. Esatto, tipo, sì. Ah, ho capito, tante luci, bravo. Tu spari, spendi 170 esatto. euro, esatto. Prendi un... E questo posto magico ce lo raccontano i nostri amici Joy. Eccoli qua, per voi, su radiocroda.com, Italo Disco is back.
Christian Conde from Barcelona, Spain. Check out my music and some other great new generation tunes. Choosing Italo Disco is back on Radio Prola. Dolce vita per tutti. Vincente arabica è impazzito, cioè dobbiamo spiegare. Innanzitutto chiediamo scusa ai nostri amici Christian Conde e Soli ID che ci hanno presentato il loro singolo nuovo fresco di stampa, veramente molto bello, una gran bella melodia, Beloved Boy, sempre in tema di San Valentino. E i nostri ascoltatori si sono scatenati, incuranti del tuo precario stato di salute. Ho visto. Stasera c'è stato il bombardamento, finalmente, persino il calore, il bombardamento dei WhatsApp. Effettivamente tutti. Non ne ho visti mai così tanti. Non frega niente a nessuno del tuo stato. No, beh, ti vogliono bene, ti incoraggiano. Quando canti tu rinasci. E quindi abbiamo avuto gente che ha chiesto di cantare You're a Woman, I'm a Man.
di Modern Talking con un testo leggermente alternativo, poi la nuova canzone di Margot, poi anche gli Hotel, sì, gli Hotel California, buonasera, gli Eagles con Hotel California, ma la prima in assoluto e alla quale dobbiamo dare lo spazio è la nostra fan numero uno, Maria Belova, che è stata velocissima, rapida, con il suo smartphone a chiederci di cantare, a rabbia, di cantare il refrain di What a Wonderful World di Louis Armstrong, però noi in una versione speciale, con la voce di Amanda Lear. Adesso ci vuole un pochettino, non siamo ancora pronti, cercheremo prima della fine della puntata di accontentarla. E nel frattempo Massimo Usai, Mastermind dei Confrontational, ci ha mandato un WhatsApp vocale. Noi ci vediamo di Massimo e quindi lo ascolteremo in diretta senza fili. Adesso Arabica abbasserà leggermente il tappeto e sentiamo cosa ci ha mandato Massimo appena siamo pronti. Ci siamo? No, non ancora. Quasi quasi. Parliamo ancora. È finalmente ora della barzelletta. Posso, c'era un signore che è andato al supermercato. Sì, è andato al supermercato. Siamo pronti, amici. Massimo Usai from Confrontational. Italo Disco is back. Massimo Confrontational, un grande saluto da Cagliari, Sardegna. Grazie per la trasmissione. Un saluto a Just. Keep it rocking. Visto che salutano sempre me e te, tu non canti. No, grazie Massimo, grazie per il saluto e soprattutto grazie per la tua musica e per questo esperimento di Undercover of Darkness. Ci ha veramente sorpreso e siamo stati felicissimi di suonare una cover. Noi non ne suoniamo molto spesso, ma ci ha fatto piacere. Allora, prima abbiamo ascoltato appunto Beloved Boy, Christian Conde, Soli AD, ma anche Soli AD sarà al festival del 15 marzo a Ekaterinburg, ho detto giusto? Sì. Hai trovato i... ci sono i... non sono soldati. Sei soldato, no, mi sta scherzando, non vuole cacciare fuori i soldi, no, soldati, i biglietti ci sono ancora, vediamo quanto costano, al massimo prendo io la tua carta di credito così, e dopo ci arrangiamo. Ci sono anche c'è Soli AD e quindi non è che sembra che facciamo la... cioè, la questione è, nato prima l'uovo o la gallina? Siamo noi che prendiamo spunto o saranno i promoter che ci ascoltano e ogni tanto copiano... Si vede che gli organizzatori dei festival le copiano playlist. Le nostre playlist. Dici, ho detto siamo così. Adesso che gli hanno chiesto di cantare What a Wonderful World, praticamente andà poi la tachipirina. Ora un'anteprima assoluta. Andiamo sul palco del nostro festival, un'anteprima assoluta. Non si tratta di un inedito, ma di un brano completamente rivestito, rimaneggiato, reinciso, rimesso a nuovo. Quindi, amici, testo e musica di Margot, dirige l'orchestra il maestro Rost, Forgive Me, canta The White. Yeah.
C'è un momento di panico. Siamo andati in tilt. Siamo andati. Eccoci. Eccoci. Tutto a posto. Tutto a posto, ci siamo. Siamo ancora vivi. Pensavo proprio, sembrava che fossero venuti a prenderti. Invece no. Possiamo? Sì. Let's go. Oh, che bello. Adesso mentre abbiamo superato questo momento, che pensavo fosse arrivato alla fine, sentivo le sirene dell'onnipotente, invece no, era solo un amico che ascolteremo dopo con il jinglelino che ci ha regalato. Milano, qui dobbiamo, è tutta la sera che possiamo chiedere scusa agli artisti per aver, come dire, un po' disonorato i loro brani, ma ci perdoneranno Fabio Faschini, Fabio Diranno e Kirmi Alice Castagnoli, che sono stati i vincitori assoluti del contest Scegli la migliore canzone d'amore Italo Disco New Generation, con il loro appunto Milano l'amore. E a proposito, non ditelo a Nettuno, non ditelo a nessuno, mi avvicino al microfono, sono quasi pronti con un remix fatto da un, non di questo pezzo, di un altro, fatto da un noto produttore musicista italiano che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, ma non vi posso dire chi è, cioè il nome inizia con la V, il cognome inizia con la S, ma non vi posso dire chi è. Dunque, a proposito di contest, allora, sì. Sei pronto? Abbiamo deciso che questa era la sera in cui tutti potevano chiedere qualsiasi cosa, sì. E ha vinto Maria Belova, è stata la più veloce, gli ha chiesto di cantare, ripetiamo al pubblico, il ritornello di What a Wonderful World di Louis Armstrong in versione però 80s Amanda Lear style. E noi ci proviamo. Quindi noi, no, te ci provi. Ci proviamo. Noi io ci provo. Io ci provo. Io voglio essere confermato anche la prossima stagione. Per un regista si prova, si trova, ma io lasciami stare. Me. Allora, Mr. Arabica dirigerò, no, non dirige nessuno, si autodirige lui, Mr. Arabica, con What a Wonderful World. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, Athene, like an angel. Thank you.
Music Adventures in diretta su Radio Croda con Nick Baracchi. Parleremo di musica, viaggi, avremo ospiti e performance live. Music Adventures su Radio Croda. Segui la programmazione sul sito www.radiocroda.com. Music Adventures, assolutamente da non perdere. Italo Disco is back, radiocroda.com, 21, 50 minuti e 26 secondi. Intanto siamo arrivati come al solito dopo 50 minuti senza aver dato tutti i contatti. Allora, potete scriverci e mandarci i vostri brani, che uno al mese li ascolta Mister Arabica. italo.disco.is.back@gmail.com, la nostra pagina Facebook Italo Disco is back e il crodafono. Abbiamo ancora qualche minuto per i vostri messaggi. 345-609-5826. A proposito, c'è scritto Paolo che gli ha detto che gli ha fatto venire voglia di Modern Talking, che non ho capito se è un complimento o una cosa. Vabbè. Grazie. Paolo da Brescia, i contatti li abbiamo ricordati e sapete che domani sera ci sarà Nick Baracchi con il suo viaggio, il nostro Intrepid Record Traveler, che ci porterà a scoprire il mondo di Christian Frosio, che partendo dal suo viaggio verso il Nord Cap, che penso sia il Capo Nord, ci racconterà il suo mondo di cantautore, nonché di anima del progetto Music Together, disco studiato. Bravo. Stavolta, ma non siamo soli nell'universo di Radio Croda, stasera non siamo soli, perché dopo di noi c'è una delle tre... La trasmissione storica di Radio Croda, 11 piccoli indiani. Ho studiato sulla scheda che mi hai fatto tu, Arabica. Caspita, quindi siamo storici nel frattempo. Dopo 7 anni. Ci siamo intrufolati così noi. Non nel senso di nel senso di importanti, molto importanti. 11 piccoli indiani. 11 canzoni, 11 rubriche, 11 mondi diversi. Bravissimo. Hai fatto il lavoro. Esattamente. Neanche troppo diversi come mondi, perché a loro modo si incrociano spesso. Amici. Stasera succederà più del solito. Stasera gli incroci sono più... Sì, a volte succedono in modo casuale, però ci si incrocia un po' tutto, no? Tra l'altro io devo fare i complimenti per l'esibizione di prima. Devo dire una voce baritonale, potrei dire. Sono Mandalir. Sì, esatto. Cosa dici? Grazie. Secondo me, per stare in tema, Sanremo sei pronto. Grazie. Sanremo è pronto per te, secondo me. Dopo quello che ho visto quest'anno ci stavi tranquillamente. Sì, grazie. Cosa dici? Che tu hai detto che ti è piaciuto. Adesso per fare bella figura, guarda, arriva uno e dice, fai schifo, sì, hai ragione. È stato un Sanremo divertente, quantomeno ha regalato un sacco di colpi di scena. Per la prima volta nella sua esistenza, perché lui praticamente ha questa cosa che dal martedì, sembra una barzelletta, dal martedì Sanremo fino alla domenica, lui non esiste, cioè non sente, vero? 4 anni fa non ci crede nessuno, che la sua vicina non per si è presentata e diceva non mi va la doccia, posso venire a fare la doccia a casa tua, torna quando c'è la reclam. No, veramente. Sì, dopo settimana dopo... Io capisco, perché lo guardo sempre anch'io con quella passione lì, quindi capisco bene. I nostri amici, consci del fatto che il nostro pubblico mastica molto spagnolo, mastica molto russo, ci hanno fatto un omaggio. Non come te, che per dire buonasera, mi sto molto preparando con il russo, ma non sono ancora pronto, ci hai messo un mese. Raff D'Abruzzo e Ambra Maria presentati. Ma nel senso Raffaele D'Abruzzo, Ambra Maria, ci siamo preparati. Oh. Non so cosa sto per dire, nel senso che più o meno. Ambra va di spagnolo, io andrò col russo. Ti lascio il colpo di grazia, ve lo da Raffaele. Okay. Io essendo padre lingua russo. Allora io saluto tutti gli spagnoli con un ci provo. Buenas tardes a todos, pronto la buena musica de Once Pequeños Indios. Si è capito, dici? Ma non lo so, però. Buonasera a tutti, siete pronti per la buona musica di 11 piccoli indiani. Ecco, vedi. Esatto, ora tocca a me. Prova mi con ispirerò al famoso accento di Ivan Drago, che è tipo l'unico russo che conosco. Dubni Vechner, Segonia ma Prazuniem. Questa la sai te, vero? Cosa ha detto? L'ho fregato. Ma guarda, ma non lo sa neanche. Sarebbe interessante sentire un russo che. Allora,
vediamo. Sono riuscito a capire allora, qualcosa. No, no, allora ridilla, vediamo. Ridicola, se... vediamo, mi impegno ancora di più. Dobrý večer, segodnia mi prazujem. Maria, nostra fan numero uno, i nostri amici russi. Se indovinate, se indovinate, dici qualcosa. Cosa ha detto esattamente Raff, vincete un cesto di formaggi. Noi vendiamo il nostro premio classico di formaggi e la foto con dedica di Mister Arabica, avanzato l'orsacchiottino quest'anno. C'è, okay. Di riserva. Bene, allora tra poco tocca a voi. Grazie, assolutamente, grazie a voi. Grazie a voi e noi siamo quasi pronti per salutare. Abbiamo ringraziato il nostro amico Paolo, abbiamo aperto con una cover, chiudiamo con una cover, il nostro amico Vincent International, o Vincent Vincent, secondo te qual è il nome d'arte? Vincent International è il nome d'arte o Vincent Vincent? E chi lo sa, sono malato, certificato. Sono malato. Allora, alle prese con Don't Stop the Brothers dal 2005, vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento al 25 febbraio, adesso KU London, Don't Stop. E ragazzi raggruppati in un grande e pretenzioso progetto, portare la radio a Crema. Mi sa che c'è qualcosa che non va. Prova a rifarla con le R giuste.